Diego Ceccacci, Simone Mastromattei, Matteo Proia, in arte doppia S, Simi e Pruitto, sono tre giovani rapper di Ceprano in provincia di Frosinone. Ve li presentiamo. Da dove prendete ispirazione per scrivere i vostri testi? Allora, diciamo che per quanto mi riguarda, a me l'ispirazione può venire in qualsiasi momento della giornata, a scuola, quando prendo il pullman, al lavoro, in giro. Mi può ispirare a qualsiasi cosa, una scritta che vedo sul muro, una canzone che ascolto, un cantante. Quindi diciamo l'ispirazione mi viene sul momento. Allora, per me diciamo che è un po' lo stesso discorso, però diciamo che io prendo ispirazione dalla mia vita quotidiana, quello che mi succede racconto, cerco sempre di essere, diciamo, vero il più possibile, raccontare fatti che mi succedono realmente, non solo se magari sono sulla mia persona, ma anche se lo vedo su terzi, però su comunque soggetti che magari sono vicino a me, riesco, diciamo, a prendere ispirazione per scrivere testi. A me, per quanto riguarda quello che scrivo, cioè, mi influenza più di come sto nel mood, capito? Cioè, il mood di come sto, cioè, in quel momento mi viene da scrivere tipo una roba. Poi, come hanno detto, cioè, loro due, cioè, magari vedi una scritta su un muro, qualsiasi cosa. Pure, cioè, per me mi capita pure mentre sto a letto, cioè, magari mi viene una cosa in mente e, cioè, me la registro pure sulle note vocali. Come è nata la vostra passione per il rap? Allora, a me è nata fin da piccolo, diciamo all'età di 10 anni, prevalentemente con Salmo, perché mi andai a vedere un concerto all'età di 10 anni con mio cugino e mi appassionai fin da subito alla musica rap, sentendo lui, e mi ho portato avanti questa passione. A me è nata, diciamo, quasi per caso, sentivo dei ragazzi più grandi sulla circolare che mi riportava a casa da scuola e sentendo soprattutto i Club Dog, perché questi ragazzi sentivano i Club Dog. A me è nata invece, tipo, quando andavamo a scuola calcio, lui tipo pure era uno di quelli che stava presso tipo alla roba della Dark, di Sfera, e comunque sia ho approfondito, cioè ascoltando, e da quel momento è diventato per me il genere migliore, cioè nella musica. Due cuori assieme.